Complimenti, capitano, veramente un bel lavoro. Il mio motto è mani di ferro in guanti di ferro. Eugenio! Eravamo preoccupati. Ragazzi, vi presento Capitan Fracassa. È lui che ha scombato tutto qua dentro. Una bella tempra d'uomo. Complimenti, capitano. Grazie. Mi tolga una piccola curiosità. Con quel casco si sente dolore in caso di una botta, di una... No, non si sente niente. Niente? Niente. Posso provarlo? Per Marco. Questo è bello, perché sei tranquillo con questo provvedimento. Vada. Allora, ragazzi, possiamo cominciare a mangiare? No, momento, se gli ultras ricominciano i disordini. Stia tranquilla, i miei uomini sono fuori a controllare la situazione, guardate. E se questo non bastasse, ho una scatola di nordisti, una scatola di sudisti e anche una scatola di indiani, siu. Giochiamo gli indiani, ragazzi? Dai! No. Gli Sius! No! Gli Apache! No! Dai! I Comanches! Quelli di Tex! Quelli di Tex! Onda, 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 perché ci sarò anch'io, che darò una bella poppina a quella mazzancolla di Orlando, solo che lui se la prende e decide di tornare al paesello, gettando tutti in una crisi ansioso-depressiva che si esplica in un psicodramma che si ripercuote conglobandosi a livello oltremodo endemico, almeno a mia insaputa. Ci sarà anche il mio papà, Geo, che è una persona a cui ho voluto più bene in tutta la mia vita, a parte Costa Curta. Mi raccomando, non perdetevela, altrimenti mi tocca segarvi le...